In questa terza edizione di Sud di Giri abbiamo voluto interessarci delle due ruote, riprendendo le gare di Super Mare Cross calabresi, specialità ormai assurda a livello di campionato italiano che vanta una vastità di proseliti nella regione e in ogni parte d'Italia. Il lungomare di Crotone era una cosa che avevamo preannunciato agli estimatori di Sud di Giri nei programmi. Finalmente il motociclismo a Sud di Giri, ripeto, con il Super Mare Cross. E soprattutto con una nuova figura regionale che ha assunto l'incarico di delegato regionale da poco della FMI, l'avvocato Luigi Mamone. Ciao Luigi, ben trovato. Grazie per essere qui con noi al Super Mare Cross quest'oggi. Veramente siamo grati a Sud di Giri per aver consentito ad una manifestazione come il campionato nazionale Super Mare Cross Trofeo Gaetano Di Stefano di poter avere l'aiuto, l'apporto veramente indispensabile della televisione. Luigi, volevo dire questo. Allora, la manifestazione è una delle prove che rientrano nel novero del campionato italiano. Ce ne sono quattro, mi pare, a calendario. Quattro in Calabria. Due si sono già disputate in Sicilia, le restanti saranno in Basilicata, Puglia, Campania, la finale in Abruzzo. Con noi Fabio Gallo, di cui parlavamo prima, l'organizzatore insieme alla sorella Stefania di questa prova del Super Mare Cross. Beh, Crotone ha una tradizione in questo senso. Se noi pensiamo che questa edizione è la sedicesima, quindi praticamente se siamo riusciti a fare 16 edizioni di questa manifestazione perché riteniamo che valga la pena, è per la promozione del turismo, è per la promozione dell'immagine della nostra terra, ma soprattutto per riscattarci e far parlare della Calabria per cose positive. So che ha dovuto rifare la pista praticamente stamattina per la mareggiata. Sì, dunque in realtà stanotte noi avevamo finito i lavori il sabato e poi durante la notte una mareggiata ci ha praticamente distrutto la pista. Azzerato completamente. Da stamattina dalle 5 che stiamo ricostruendo la pista, ci siamo riusciti. Il grande pubblico presente oggi, come sempre, ci saranno oltre 10.000 spettatori, ci ripaga di tanti sacrifici. Relativamente a questa 16ª edizione della gara crotonese, terza prova di campionato dopo le prove di Taormina e Palermo, 63 i piloti partecipanti provenienti da tutto il meridione d'Italia. Allegro, goliardico e cameratesco tutto l'ambiente a corredo della manifestazione sportiva. Quattro le gare in programma al cospetto di un pubblico numeroso e competente, accorso sul lungomare di Crotone in una giornata di sole, come meglio non si poteva sperare. Sicuramente straordinario lo scenario della manifestazione al cospetto del mare Ionio. A questo proposito un grazie particolare al signor Nino Castelliti per la possibilità che ci ha offerto di effettuare alcune riprese dal suo balcone situato al quarto piano, da cui si è goduto, credeteci, di una posizione unica ed inimitabile. La prima gara della giornata, dopo le qualifiche, sotto la direzione corsa di Lillo Nicolò, è stata la 125 promozionale. Come al solito grande la battaglia e l'impegno dei concorrenti. Alla fine degli 11 giri del suggestivo circuito, primo sul traguardo si è presentato Giuseppe Cosco, che ha preceduto Giuseppe Luciano e Danilo Criniti. Con questo risultato, Cosco balza al quarto posto assoluto nel campionato. Nella 125 nazionale, terza vittoria di fila su tre gare del campione italiano in carica Vincenzo Lombardo, del team Martino, che con il tempo di 20 primi, 8 secondi e 6 decimi ha preceduto con buon margine i soliti Di Mauro e Marafioti, rispettivamente secondo e terzo anche nelle precedenti due prove di campionato. Nella classe 250 promozionale, vittoria del casertano Sabatino Pontecorvo, seguito a ruota da Alessandro Procopio e Gennaro De Simone. Nella 250 nazionale ancora dominio sui 14 giri del circuito del solito fortissimo Vincenzo Lombardo con il tempo di 20 primi, 13 secondi e 7 decimi. Anche in questa classe Lombardo domina il campionato con 3 vittorie di fila su 3 gare disputate. Nella classe 250 Open infine vittoria di La Penna davanti a Giuffrida nella categoria promozionale e di Alessandro Laudonio davanti a Francesco Lazzarino nella nazionale. Alla fine di questa kermesse motociclistica, che ha visto il motoclub Crotone di Fabio e Stefania Gallo assolvere con la solita efficienza ogni incombenza della manifestazione, per certi versi incontenibile, ricordiamo gli sportivi delle due ruote, l'invito di Giuseppe Profeta, del motoclub gallico di Reggio Calabria.
Giuseppe Profeta di Reggio Calabria, presentati un attimino e dici un attimino che cosa dovevi promuovere per gli avvenimenti che stai facendo a Reggio Calabria. Quello che mi interessa a me promuovere è la gara del 3 giugno che facciamo a Reggio Calabria, che riguarda la prima prova di campionato regionale di enduro. Allora, diamo un recapito magari agli sportivi che volessero contattarti, dove devono trovarti? Motoclub Gallico? Sì, a Gallico, alla Motostaff, allo 0965 37 19 90. Ma chi può ancora sostenere che la Calabria è ultima in tutto? A noi appassionati dell'agonismo motoristico delle due o quattro ruote non ci pare proprio. Non sarebbe il caso di pensare seriamente all'autodromo regionale come impulso di rinnovamento e progresso della società civile calabrese? Presidente Chiara Vallotti, ci dia una mano. Sappiamo che ce la potrebbe dare. L'opera alla fine costerebbe poco e colmerebbe un ritardo sportivo-culturale ormai intollerabile.